Chi è questa donna? È Maria Mancini, la nipote del cardinale Mazzarino, il potente primo ministro del re di Francia Luigi XIV. Una donna bella, ma anche molto intelligente. Era nata a Roma, ma era cresciuta in Francia dall'età dei 14 anni e lì era diventata coltissima, si intendeva di letteratura, di teatro, addirittura di scienza. Pensate che scriverà addirittura due trattati di astrosofia. Questi suoi interessi culturali avevano attirato l'attenzione del re di Francia, che se n'era innamorato, ma un amore platonico. Ma la ragion di Stato naturalmente aveva poco a che fare con questi amori romantici, quindi il re di Francia viene fatto sposare all'infanta di Spagna e Maria Mancini viene fatta sposare a Lorenzo Onofrio Colonna. Ed è proprio in quel momento in cui Maria Mancini deve giungere a Roma nel 1661 che il re di Francia le regala questa bellissima collana di perle da cui lei non si voleva separare mai. In ogni caso, l'arrivo di Maria Mancini a Roma fu un vero e proprio sconquasso, perché lei continuò a vivere alla francese, cioè andava in giro da sola, anche senza marito, cosa che era impensabile per una donna romana, e soprattutto si vestiva con queste grandi scollature. Per farvi un po' un'idea di quello che era il contesto e come vestivano le donne romane all'epoca, basta andare a vedere un paio di quadri che sono in questa galleria, che raffigurano la mamma e la nonna di Lorenzo Onofrio Colonna. Maria Mancini arriva a Roma piena di paura di perdere quella libertà che le donne avevano in Francia, ma le cose si mettono molto meglio di quello che si pensasse. E Lorenzo Onofrio l'accoglie subito con grandi feste, anche perché di contro le chiacchiere sulla sua relazione con il re di Francia la scopre ancora illibata. E per rispondere a questo desiderio di vita alla francese di sua moglie, Lorenzo Onofrio trasforma Palazzo Colonna nel centro delle feste cittadine e della mondanità cittadina, e quindi qui si fanno rappresentazioni teatrali, incontri letterari, grandi mascherate durante il carnevale, ma naturalmente tutto questo porta addosso ai due un bel po' di chiacchiere, e quindi proprio per rispondere a chi diceva che Maria Mancini non era sufficientemente bella, allora Lorenzo Onofrio risponde con l'arte, quindi commissiona questo bel quadro a Maratta e a Gaspard Dugué, dove si raffigura come Paride, che riconosce la bellezza di Venere scegliendola tra le altre dee. Ma anche Maria Mancini sapeva difendersi da sola. Il coraggio con cui Maria Mancini affronta chi la criticava si esprime al massimo nel periodo del carnevale, quando lei decide di vestire dei personaggi femminili di grande potenza e di presentarsi al pubblico proprio con quelli. Personaggi tratti dall'Odissea, dalla Gerusalemme liberata, come Armida ad esempio, che era una maga turca che trasformava gli uomini in animali, e in questa veste si fa rappresentare dal Vuè. È un bellissimo ritratto della Mancini vestita alla turca, con queste scarpette a punta. E poi vedete lo sguardo, è sempre il suo. È uno sguardo ironico che ci guarda e ci parla e ci dice chiaramente che non bisogna criticarla, perché lei fondamentalmente si vuole soltanto divertire in grande onestà e leggerezza. Siamo noi che non siamo capaci di distinguere una Penelope, una donna virtuosa, da una cortigiana d'alto bordo. Per inneggiare al loro matrimonio felice, Lorenzo Onofrio commissiona addirittura un'intera volta affrescata nella sala d'ingresso all'appartamento estivo. E questa è dove ci troviamo noi. Questo bel matrimonio naturalmente porta subito degli eredi, e nel 1663 nasce Filippo II Colonna. Di questo c'è testimonianza questa meravigliosa culla di legno intarsiato disegnata dallo Scior, che in realtà è quello che avanza di un enorme appalato scenico che presentava una conchiglia aperta con al centro un letto e trainata da cavalli marini, dove adagiata come una sorta di Venere del Botticelli, Maria Mancini riceveva il collegio cardinale. Tutte le belle storie però hanno una fine, e dopo aver rischiato la vita dando alla luce il suo terzo figlio, nel 1665 Maria Mancini chiede al marito di non avere più figli. Tutto ciò naturalmente porta a una serie di tradimenti da parte del marito, a una mancanza di rispetto nei suoi confronti. Maria è sempre più infelice e per cui decide di fuggire, cosa assolutamente inusuale per l'epoca. E quindi, la notte del 29 maggio del 1672, si imbarca insieme alla sorella e una servetta travestite da uomo a Civitavecchia,
per dirigersi in Francia. E questo porta Maria a una serie di peregrinazioni per tutta Europa, da una corte all'altra, da un convento all'altro, inseguita dalle spie del marito Lorenzo Onofrio, che naturalmente la voleva mettere a tacere, chiudendola in un convento di clausura. Di tutto ciò c'è testimonianza, una fittissima corrispondenza col marito e anche una sua autobiografia, assolutamente inusuale per l'epoca, che ci racconta questa storia attraverso la sua stessa voce. Si conserva una lettera del 1672, probabilmente la prima lettera scritta da Maria Mancini dopo la sua fuga da Roma, sopra quanto mi è stato riferito. Sopra quanto mi è stato riferito da vostra parte, vi dirò che non ricuso gli offri che mi fate. Al contrario, avrò gusto di far apparire al mondo che voi sempre mi considerate. In quanto poi alla risoluzione che ho preso di ritirarmi in Francia, non è stata causata che per i sospetti che ho avuto della mia poca salute. Cordialità e affetto vi ho sempre portato. Abbraccio i ragazzi con tutto il cuore e assicurateli che non mi scorderò mai di loro.